Continuano a sciacquare i casi positivi, ieri un altro, portando così a 25 i contagi. Si tratta di persone appartenenti al gruppo di famiglia del caso che si è registrato qualche giorno fa. I guariti si stabilizzano a 17 unità, sempre a Sciacca, e 123 sono i casi di contagi nella nostra provincia. I guariti si sono stabilizzati al momento a 70 persone, così come quelli in ospedale a 11, i deceduti a 13. Aumentano invece i casi di soggetti posti in quarantena a 29 unità in più. I ricoverati sono sempre distribuiti tra gli ospedali di Caltanissetta, con il maggiore numero di ricoverati, 6, 2 all'ARNAS civico di Palermo, gli altri divisi tra il Cervello e quello dell'ospedale di Partinico. I tamponi effettuati sono stati 312 nella giornata di ieri, su un totale complessivo di 4.238. Regionalmente il dato che colpisce di più è quello relativo ai deceduti. Ieri non c'è stato alcun nuovo caso, cosa letta abbastanza positivamente da chi analizza il fenomeno, segno che le regole rispettate stanno dando i loro frutti. Così come il dato relativo ai tamponi effettuati, positivi, si attestano a 20 con due contagi nuovi, anche loro in netta diminuzione su 2.352 nuovi rilievi effettuati. I ricoverati diminuiscono di 13 unità per un totale di 449, 15 in più vanno in isolamento domiciliare per un totale di 1.696. Intanto ieri è stato dimesso dal reparto di rianimazione dell'ospedale civico di Palermo anche il secondo paziente di Bergamo, di anni 61, trasferito in Sicilia lo scorso 14 marzo a seguito di mancanza posti letto in Lombardia. Il paziente è uscito dal Covid-19 completerà le cure in un ospedale lombardo. Marco Maffeis, il nome del malato bergamasco, ha detto: "In questo reparto dell'ospedale di Palermo mi hanno voluto bene, mi hanno amato, pensando sui conterranei che sono morti un centinaio su 8.000 abitanti. Amerò la Sicilia per la sua diversità." Solidarietà è stata espressa anche dal primo cittadino di Bergamo, il sindaco Gori, che ha dichiarato che la sua città ha un debito con quella di Palermo e che ha promesso tablet e PC per i bambini dello Zen. Di assoluta felicità. Dicevo prima che sono in un padiglione che, secondo me, che sono paziente che non è, e che non ho nulla a che fare con la medicina, rappresenta un po' la sofferenza, no? Eppure questo padiglione mi ha voluto bene, mi ha amato e mi ha guarito. Quindi è tanta roba. Allora io mi sento fortunato e ho sopravvissuto e non so come mai sono stato scelto io. Ci sono in tanti che mancano, anche del mio paese, noi siamo in 8.500 abitanti, ne sono morti più di 100 e non ci sono più. È inspiegabile, non so cosa dire. Noi veniamo in Sicilia spesso, amiamo la Sicilia, la sua diversità, siamo molto distanti dal barocco che si incontra lungo la strada. Eppure c'è una sorta di attrazione. Io credo che sia quasi inutile abbracciarsi, cioè l'ovvietà è l'ovvietà. Cioè siamo figli dello stesso mare, insomma. Noi stiamo un po' più in alto, voi un po' più in basso, ma l'acqua è la stessa. Questa storia, di questi pazienti bergamaschi a cui abbiamo salvato la vita ha dei contorni diversi perché ci permette di, fare capire, di dare una dimostrazione di come in questa emergenza coronavirus la sanità siciliana abbia reagito in maniera egregia, da chi ci dirige, quindi dall'assessore al comitato tecnico-scientifico, i direttori generali delle aziende e poi noi che chiaramente siamo l'interfaccia con i pazienti, che oltre alla professionalità, consentimi di dire, usiamo una grande umanità nei confronti dei pazienti. E quindi credo che sia un ottimo esempio di quello che sta facendo la sanità siciliana di positivo.